Lite tra extracomunitari alla piastra. Danni e botte per un violento litigio tra vicini di casa. Scure sulle franchigie per gli svizzeri che spendono in Italia. Via la mostra del bitto. Buona annata per i nostri formaggi. L'orso protagonista al cinema. Rugby subacqueo. La Valtellina ha una squadra fortissima. Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale di Telesondrio News. L'appuntamento quotidiano con l'informazione. Apriamo con la prima notizia di oggi. Nuovo episodio di violenza a Sondrio. Una lite alla piastra tra due cittadini nigeriani che ha rivelato una situazione preoccupante. Tutti i dettagli nel servizio. Un nuovo episodio di violenza ha scosso il capoluogo, dove le forze dell'ordine sono state chiamate a intervenire nel quartiere alla piastra per sedare una lite che ha coinvolto due cittadini nigeriani. Nonostante la presenza degli agenti, i due uomini hanno continuato ad azzuffarsi, costringendo gli operatori a separarli. Dopo aver placato la situazione, entrambi gli uomini sono stati accompagnati in questura per l'identificazione, risultando privi di documenti. Gli accertamenti hanno rivelato un quadro preoccupante. Uno dei nigeriani, un 33enne, risultava colpito da un ordine di esecuzione penale per l'espiazione di una condanna a 10 anni. Il reato a suo carico comprende l'associazione a delinquere di tipo mafioso legata al traffico di stupefacenti, attività illecita commessa nella provincia di Catania. Il 33enne è stato quindi trasferito al carcere di opera a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'altro uomo, un 34enne, è risultato destinatario di un provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno emesso dal Questore di Torino nell'agosto 2024 e di un decreto di espulsione già disposto nel 2022 a causa di precedenti condanne per spaccio e violazione della normativa sull'immigrazione. Inevitabilmente per il 34enne è scattato il decreto di espulsione e il suo trattenimento presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca Di Sonzo, dove rimarrà fino alla completa identificazione e all'allontanamento definitivo dal territorio nazionale eseguito con l'ausilio della forza pubblica. Violento litigio stamane tra vicini di casa inviatito vigoni a Sondrio. Urla, spintoni, pugni, addirittura un martello utilizzato per danneggiare un'abitazione. Sara Baldini. Molto rumore per nulla, almeno nel senso che nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale con l'ambulanza che pure stamattina è giunta sul posto, addirittura in codice rosso, in via Tito Vigoni a Sondrio, dove era in corso un alterco tra vicini di casa. Urla, spintoni, pugni, addirittura un martello utilizzato per danneggiare un'abitazione. A scatenare il violento litigio sarebbe stata l'iniziativa di ospitare nell'appartamento di una delle due fazioni venuta alle mani una persona che invece non doveva assalirla lì. Questo ha fatto esplodere le lamentele che hanno svegliato e agitato anche il vicinato, che pure si era già dovuto sorbire nella notte una prima fase, se così la si può definire, del rumoroso e violento crescendo di accuse e minacce. Brutta notizia per i negozianti delle zone di confine, come Chiavenna e Tirano. Per gli svizzeri infatti a breve fare shopping in Italia sarà meno conveniente. Dal 1 gennaio 2025 il limite di franchigia passerà infatti da 300 a 150 franchi al giorno e per persona. Vediamo il servizio. L'obiettivo dichiarato dalla Confederazione Elvetica è quello di limitare il cosiddetto turismo degli acquisti, ma l'altra medaglia della misura è la penalizzazione dei negozi sul confine, come quelli del Tiranese e di Chiavenna. Per gli svizzeri a breve fare shopping in Italia sarà meno conveniente. Dal 1 gennaio 2025, infatti, il limite di franchigia passerà da 300 a 150 franchi al giorno e per persona. Siamo comunque profondamente convinti di essere ancora molto competitivi rispetto al mercato svizzero sia dal punto di vista economico ma soprattutto eh, perché chi sceglie di venire ad acquistare presso i nostri negozi, presso i nostri punti vendita lo fa anche per una questione um, che si trova molto bene ad acquistare da noi. Dal primo gennaio, se il valore complessivo dello shopping per persona sarà più di 150 euro, si dovrà dunque pagare l'imposta sul valore aggiunto, ovvero l'IVA svizzera, sulle merci importate. I commercianti da questa parte del confine ne prendono atto, non certo con favore, ma al momento neppure con troppa preoccupazione. Si confida sulla fedeltà dei clienti elvetici che avrebbero ben più di un motivo per non abbandonare gli acquistatori in Italia. Per una questione di servizi, per una questione uh, di professionalità, quindi su questo continueremo a investire, continueremo ad essere, ad essere precisi e puntuali e speriamo appunto che, che negli anni questa, questo limite di questa franchigia rimanga così non e venga, non venga passato. Morbegno, città del formaggio e questo fine settimana più che mai con la 117esima mostra del Bitto. Una ghiotta occasione per chi vuole degustare, ma anche per fare il punto su un'annata fortunatamente positiva. Tra le novità di quest'anno, il convegno di apertura organizzato da The European House Ambrosetti, il ruolo delle denominazioni di origine nello sviluppo del sistema lattiero caseario nazionale. L'esperienza di una valle alpina. Vediamo il servizio. Tutto pronto a Morbegno per il fine settimana dedicato all'edizione numero 117 della Mostra del Bitto, la kermesse dove scoprire le migliori forme di Bitto DOP, Valtellina Casera DOP, Scimudine Latteria, grazie al concorso organizzato dal Consorzio di Tutela Formaggi che vede anche quest'anno un centinaio di produzioni in lizza. Un'occasione unica per degustare le due DOP simbolo della Valtellina, ma anche per fare esperienza del mondo del bitto e degli alpeggi in compagnia di produttori ed esperti. Tra le novità di quest'anno il convegno di apertura organizzato da The European House Ambrosetti dal titolo Il ruolo delle denominazioni di origine nello sviluppo del sistema lattiero caseario nazionale l'esperienza di una valle alpina un momento di confronto sempre più strategico per fare il punto sul comparto e tracciare gli scenari futuri riguardo ai quali Marco Deghi, presidente del consorzio, si dice ottimista le nostre produzioni, pur essendo di nicchia, rappresentano un asset economico importante per la Valtellina con 13,8 milioni di euro alla produzione, sostenuto grazie al lavoro di 160 aziende agricole, 13 produttori di Valtellina Casera e circa 50 alpeggiatori. Il presidente ha tracciato anche un bilancio dell'estate e dato le stime per il 2024. Nonostante una partenza ritardata a causa del maltempo, ha detto le condizioni del pascolo e quindi dell'erba in alpeggio si sono mantenute buone per tutta l'estate. Prevediamo una produzione del bitto in linea con il 2023 e un aumento di circa l'8% per il Valtellina Casera. Siamo fiduciosi, questo in generale è un momento favorevole per i nostri formaggi che pure per merito delle azioni di promozione crescono in notorietà. Ieri sera al Cinema Excelsior è andato in scena il film Pericolosamente Vicini, la prima delle tre pellicole dedicate al difficile rapporto tra l'uomo e la montagna. Vediamo il servizio. L'uomo e la montagna, raccontati attraverso il cinema. Si è iniziato ieri con la proiezione di Pericolosamente Vicini. Si continuerà con Marmolada 7 2022 e si terminerà con Marmolada Madre Roccia. Una rassegna cinematografica proposta dal CAI Sezione Valtellinese di Sondrio e dalla Fondazione Luigi Bombardieri, che vuole raccontare il difficile rapporto tra l'uomo e la montagna. In questo primo appuntamento il protagonista è stato l'Orso e il suo ripopolamento nella provincia autonoma di Trento, cominciato nel 2003 con il rilascio. Lascio di esemplari provenienti dalla Slovenia. Il film ripercorre un po' la vicenda eh, che ha avuto come vittima Andrea Papi, ucciso da un'ossa, dall'ossa JJ4, e da lì affronta un po' tutto, tutta la tematica relativa a questa convivenza in una maniera estremamente equilibrata, perché non prende una posizione né a favore di quelli che vorrebbero che gli ossi venissero a terminati né a favore degli Animalisti che vorrebbero salvarli a tutti i costi e lasciarli liberi. Un racconto delle problematiche sollevate da amministratori locali, allevatori, guardie forestali, con l'obiettivo di aprire una discussione e cercare una soluzione comune e concordata. Il film di Andrea Spinkler vuole porre l'accento sugli incontri di questi grandi plantigradi con l'uomo, proponendo diverse riflessioni super partes. I prossimi incontri saranno venerdì 25 ottobre e venerdì 7 novembre al cinema Excelsior. Una piscina profonda, un boccaglio, le pinne, due canestri e una palla sono gli ingredienti dell'underwater rugby, una disciplina sportiva molto particolare. Lo vediamo nel servizio. Uno sport che sta prendendo piede in Valtellina e che ha già una squadra fortissima, il rugby subacqueo, arrivato a Sondrio un paio di anni fa grazie alla lungimiranza di Andrea Dizioli, campione di apnea di Valtellina Sub. Il rugby sub è uno sport uh, tridimensionale, molto particolare e che sta prendendo veramente piede. Andiamo a fare tante trasferte, tanti tornei. Uh, Svizzera, Austria, siamo andati dalla, siamo andati dalla, dalla Spagna a arrivare fino alla Grecia. Nato in Germania all'inizio degli anni 60, con l'obiettivo di mantenere il rapporto con l'ambiente acquatico nei mesi invernali per gli sportivi che praticavano immersioni, questa disciplina ha preso piede in tutto il mondo, contando squadre di diverse nazioni, in particolare del nord Europa. Nella squadra Valtellina Rugby Sub gravitano 30 atleti di tutte le età, dai bambini alle persone non più giovani. E proprio in questi giorni si è concluso un training speciale con Bobby Chen, atleta internazionale e allenatore della nazionale italiana. Sono qui per aiutare ad allenare la squadra Valtellinese e per aiutarli a vincere il campionato italiano che si terrà il prossimo anno a febbraio. Penso che siano molto motivati e qui c'è un immenso potenziale, sia negli atleti giovani che negli atleti adulti, ma soprattutto i ragazzi e le ragazze di 12, 13, 14, 15, 16, 17 anni imparano molto velocemente e sono estremamente determinati. Uno sport da provare assolutamente, che oltre a divertire insegna i valori del fair play e della condivisione. Per tutte le info si può consultare il sito valtellinasub.com. Bene, è tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TSN.